sul mio canale, io sono Ember the Gamer e oggi siamo tornati su Ark Genesis, finally! Mamma mia, ogni volta passa un'eternità di tempo tra un episodio e l'altro, vi chiedo immensamente scusa, ormai non ha neanche più senso chiedervi scusa, cioè forse non hanno neanche più valore queste scuse, però ovviamente sapete... Grazie, sì, questa è la conferma, cioè caga sulle mie scuse il Rex, bene, molto bene, grazie. E dicevo, sapete, sono sommersa da 1,5 milioni di casini, problemi con le creaturine di casa, di cui alcuni non si sa se si risolveranno, però non importa, in questo momento avevo assolutissimamente bisogno, voglia di distrarmi un po', quindi... Finalmente siamo tornati su Ark. E come prima cosa vorrei salutare Francesco The Reaper. Ciao Franci, un super bacione, un carissimissimo abbraccio. Allora, dall'ultimo episodio fuori registrazione abbiamo fatto un po' di cosine. Allora, intanto abbiamo preso un altro bronto perché volevo la coppietta. I Rex mi sa che... Sì, li avevo ripresi la cattura... Sì, era nell'episodio la cattura della coppietta bellissima, meravigliosa. Mi avete anche suggerito i nomi e sì, poi daremo i nomi a tutte le creature. Assolutissimamente sì. Anzi, se vi vengono in mente dei nomi per gli ornitorinchi... E non si dice ornitorinchi, per gli ornitorinco... E mi raccomando, fatevi avanti, perché non so che nome dargli. Tipo, uno lo chiamiamo Orni, l'altro Rinco e poi basta, la mia fantasia al momento finisce qui. Ragazzi, sono talmente stanca che non riesco a pensare. Oh, ma sta bevendo pototone lui, ma che caruccio. Allora, si sono aggiunti anche un pochino di ornitorinco alla collezione, perché ne ho trovato un paio, tipo, no, questo è di livello basso. Ne ho trovato uno di livello alto che era incastrato in una roccia, sempre fuori registrazione. Dove sei? Eccolo qui, eccolo qui. Cioè, un 148, ragazzi. Ovviamente quando l'ho preso non era un 148, però era di un livello decente, tipo 90 qualcosa. E voglio dire, era incastratissimo tra le rocce, che fai, te lo fai sfuggire? Ovviamente no, ovviamentissimamente no. E quindi niente, ce lo siamo pigliato, guarda che bellino che è, bicolore, tricolore, c'è anche del blu sulla pancia, ma guarda che patatone. Allora, visto che abbiamo tutte queste coppiette bellissime, direi che è il caso di far fare un po' di accoppiamenti, ma primissimissimamente ci serve tanta legna, oltre alla roccia che ci sta aiutando il tizio a raccogliere, il nostro Dedicuru. E peraltro, ma io le avevo distrutte tutte queste rocce e avevo raccolto anche tutte queste piante. Non capisco perché ricrescono a questa velocità. Cioè, per carità, fa comodo avere il materiale così vicino, però mi rompe un po' le scatole, ci devo costruire sopra al più presto. E dicevo, ci serve legna. Ci serve legna perché ovviamente voglio costruire una bella nursery con la Ozocraft. E aspetta che mi rendo conto che sto partendo senza munizioni. Aspetta, non facciamo la cacchiata. No, ce l'ho le munizioni, aspetta. Ok, però mi mancano i narcotici. Ok, molto bene. No ragazzi, scusate, sono troppo stanca. Tipo l'ultima notte ho dormito 4 ore e nell'ultima settimana penso di aver dormito 10 ore in tutto. In tutto, quindi provate a immaginare il mio livello di attenzione in questo momento. Aspetta. Ah sì, guardate quanta roba che abbiamo. No vabbè, non tutto. Però un sacco di questa roba l'ho trovata dentro i drop che scendono dal cielo. Cioè, questo è del sapone. Cioè, serve per rimuovere la vittura dalle strutture. Ma davvero? Ma io non sapevo che ci fosse il sapone. Poi abbiamo trovato anche un bellissimo tappeto felpato decorativo, che ovviamente metteremo al più presto, ma non in questa casa, perché questa casa è un po' grezza. Cioè, è un po' rustica, non la voglio decorare troppo. Ci faremo un'altra casetta molto più figa più avanti. Poi ho trovato un botto e mezzo di selle di ogni tipo. Ce n'è anche una per il tirannosauro, se non sbaglio. C'è uno per lo spino, uno per il tirannosauro che noi non ci possiamo ancora fare, perché non abbiamo ancora raggiunto il livello, però per fortuna uno dei drop ce l'ha dato, quindi siamo molto molto contenti e prima o poi vi selleremo, ragazzi. E dicevo, voglio un po' più di narcotici, perché sì, perché non si sa mai. No, non sono qua i narcotici, dove li ho messi? Eccoli qua. Sì, forse sono un po' troppi, però vabbè, non importa. Allora, tutto sto pesce non ci serve. Ciao Lillo, pappatelo tu. Sempre tramite i drop ci siamo costruiti anche due sfere epoche, perché sì, per portare fino qua i due mammut che voglio andare a prendere, ovviamente per raccogliere la legna, ci servono le sfere epoche. Non so se l'ho detto che andavamo a prendere i mammut. No, come vi dicevo, il mio livello di attenzione in questo momento, cioè, è pari a zero praticamente, quindi è per quello che andiamo a prendere i mammut. Cioè, facciamo una cosa semplice, facile, perché altrimenti la vedo molto grigia, cioè... Forse nera addirittura, non grigia. Allora, là c'è gente che vola, là ci sono Rex, Raptor e altre bestie bruttissime che vogliono mangiarmi, quindi noi andremo per là. Aspetta, aspetta!
Giannina, fammi vedere fucili. Ne abbiamo un altro, sì, sì, sì. No, e voglio il fucile di scorta, perché quello è un Raptor Alpha. No, 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 aspetti, aspetti lei, aspetti. Mi salga sulla roccia, salga più su sulla roccia, grazie. Ok, tipo qui, dove loro non possono arrivare, perché non possono arrivare, però io non mi posso fermare, cribbio cacchio. Lì c'è un carno, salve carno. Ho visto dei Raptor Alpha. Sì, ma sta zona è proprio una zona del Minga. Cioè, io in questo momento non penso di riuscire ad affrontare pericoli di sorta. Ecco, lì c'è il solito trio di allosauri, molto bene. Molto molto benissimo. Ok, no, no, io vorrei andare a prendere i docili, adorabili, caldissimi, pucciosissimi mammut. E aspetta che lì c'è un altro. Guarda quanti drop! Li voglio raccogliere tutti. Li voglio raccogliere tutti, perché ci danno delle cose veramente fighe. Veramente fighe. Finalmente roba che scende dal cielo, utile, e non cacchiate come al solito. Molto molto bene. Vedo gente che fugge, ma dovrebbero essere... No, sono Raptor, cribbio. Ah, speravo fossero dei... Dei... No, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Ecco, Triceratopo, fammeli fuori. Dai, dai, che voglio raccogliere roba. Voglio raccogliere roba, facciamo in fretta, facciamo in fretta, facciamo in fretta. Ah, ah, vola, vola. No, siamo troppo pesanti. Cosa c'è di troppo pesante? Molla quello, molla, molla. No, è tutto troppo pesante, dannazione. Deposito di gas altamente concentrato. Questo potrebbe essere raffinato nella sua forma gassosa. Oh, ma questa sembra una cosa molto utile. Ma questa sembra una cosa molto utile, ma noi siamo super pesanti, cribbio. E qua ci sono Raptor morti. Grazie Triceratopo, me li hai fatti fuori. No, no, non posso per... Scade sta roba? Non scade. Allora, aspetta, c'ho l'idea, l'ideona. Fibra, legna e paglia. Molto bene. Ho appena buttato roba, sì. Ho appena buttato legna proprio qui, guarda. Mi manca fibra e paglia. Ok. Ah, fibra. Fibra a me. Basta la fibra? Ci basta la fibra. Ci serve la paglia. No, gli alberi sono super mega lontanissimi. Cadaverini, voi state qua che poi torniamo a prendervi. Anche due Raptor li vorrei, ma decisamente non oggi. Cioè, il mio livello di attenzione è troppo basso per riuscire... Avete capito? Scusate, non riesco manco a parlare. Però avevo bisogno di giocare su Ark, mi mancava tantissimo. Devo anche... Scusate anche se non vi rispondo subito ai commenti, ai messaggi, vi chiedo scusa. Un sacco di gente mi ha scritto anche in privato. Perdonatemi se ci metto 3000 anni a rispondere. Però veramente in questo momento c'è il cellulare, lo mollo proprio da una parte. Lo uso giusto per chiamare il veterinario e basta. Ok, riusciamo a costruirci... Sì, perfetto, molto bene, ok. Devo capire a che cosa serve sta roba, ma sembra roba figa. Quindi non ho intenzione di perdermela così. Sembra roba figa e anche difficile da recuperare. Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa abbiamo? Troppo pesanti, troppo pesanti, troppo pesanti. Allora, ecco qui, perfetto. Lascio tutto a chi? Aspetta, c'era anche altra roba interessante. Cosa avevamo? No, niente. Perfetto, lasciamo qui. Ora, GPS vieni a me. Mappina, molto bene. 25.1 e 81.0. Perfetto. Risorse. Ah, benissimo, così abbiamo il nostro segnappunti. E possiamo tornare a recuperare... No, e possiamo tornare a recuperarcelo quando vogliamo. Allora, mammut, dicevamo... Mammut, fatemi vedere la mappa. Dovrebbero essere tipo qui. No? Mammut, palesatevi. Ah sì, lì c'è la carne dei Raptor. Sì, vabbè, ma tanto non mi faccio niente adesso della carne. Mammut, sono erbivori, quindi... Oh, c'è ancora un anchilosauro laggiù. Oh, cribbio, oh, cribbio. No, mammut, per ora mammut. Poi anchilosauro semmai nel frattempo. Un bellissimo carno alfa. Ciao, bellissimo patatino rosso rosso, incacchiatissimo. Quelle sono aquile? No, aquile non ne ho ancora visto qua in effetti, di Argentavis. Non ne ho visto solamente i gufetti. Allora, lì vedo altri. C'è un Rex, un bellissimo Rex Tech, bellissimo. Un Raptor Alpha, molto bene. E... Mammut. Dicevamo mammut. E... No, no, aspetta, 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 la mucchiatona. La mucchiatona.
No, c'è uno Yutiranus che mi sta facendo fuori gli unici 2-3 mammut che ho trovato. Va bene, ne troveremo altri in zona, allora, presumo, spero. Però non mi sembra una bella zona, cioè, guarda quanta gente brutta. No, vabbè. Ma dai! Ma guarda! Ma tutta gente cattiva che mi uccide tutti i mammut. Ma perché mi fate questo? Dai, abbiate un po' di pietà e di pazienza, per favore. Sono altamente stressata. Volevo giocare per rilassarmi. E voi direte, cacchio, ti metti a giocare a Dark per rilassarti? Ci avete anche ragione. No, avrei dovuto scegliere qualcos'altro. Forse avrei dovuto giocare tipo Super Mario o qualcosa del genere. Polly Pocket. Casini di là, lupi di qua. Allosauri lì, un Rex là, ma molto bello. Mammut che muoiono ancora laggiù. Dai, mammut, ma per cortesia. C'è un po' di dignità anche voi. Là c'è un altro Rex, bellissimo, ma ne avrei fatto volentieri a meno. Qui abbiamo i gufetti, no, che sicuramente ci odiano, quindi ci comperanno l'anima. Un mammut che non sia... Ecco, aspetta, ciao. Aspetta, c'è il carno qui dietro però. Due carno. No vabbè, guarda l'alfa quanto è gigantesco peraltro. Allora, dicevamo, abbiamo fame. Mangiamo, no, non binocolo, mangiamo ho detto. Cioè possiamo fare... No, carno alfa, ti prego. Era un 63, ma dai. Ma erano un 63 e un 14, un 31, vabbè niente. Nulla, niente, non me ne voglio lasciare vivo manco mezzo mammut mi lasciano vivo, intero. Guarda lì, contro cosa stavi combattendo, scusa? No, ho visto una bestia molto figa, che cosa era? Si muoveva in modo stabile, Acoleo. Ciao, chi sei? Tiracoleo, ho patato. Oh, bello Tiracoleo. Ah, lì vedo culi di Rex, scorpioncini. E che bello. Sì, proprio rilassante. Un 59 e un 66. Che potrei anche prendere se non ci fossero tutti sti casini qua in giro. Esiste una zona tranquilla dove noi possiamo attirare queste due creaturine. Siamo su Ark, quindi no. Allora, una femmina. Non mi ricordo se l'altro che abbiamo visto è un maschio. Dov'è l'altro? No, dai che sta arrivando. Sì, 66, è un maschio. Ok, Lillo, seguimi. Aspetta. No, non vi fate pigliare dal carno alfa, vi prego. Ciccio, segui me. Ciccio, anche tu segui me. Vai, venite. No, Buffetti, non fracassate l'anima ora, Non fracassate l'anima adesso, porca puzzola. Non c'è verso. Non è possibile. Che tristezza infinita. C'è un mammut. Contro chi combattete? Aia, ma no, io non vi ho fatto niente. Combattete contro dei semplici scorpioni. Molto bene. E siete di livello un 95 femmina, che potrebbe andare molto bene. E un maschio 66. Perfetto, mi va benissimo. Qualche cosa di brutto e cattivo qua in zona? Sì, là. Laggiù in fondo. No, ragazzi, venite per di qua. Lei mi segua. Grazie, molte grazie. Aspetta, scusi, devo salire. Venite per di qua che non vedo casini. Non vedo casini, molto bene. Venite per di qua. No, contro chi sta combattendo quell'altro? No, ti prego, no. Vieni per di qua, segui me. Contro chi sta combattendo? No. Dai che avevo la coppietta pronta. Dai che devo fare la nursery. Voglio vedere i cuccioli di ornitorinco, per cortesia. No. Cos'è? Chi? Perché? Chi e perché? Un tilacoleo. E io sono stata colpita dal mammut. Non c'è pace su Ark. Non c'è pace. Allora, scorpione, io ho solo 6 colpi e ho deciso che li userò con te, penso. Aspetta, fammi vedere prima. È il mammut 95, sì, li userò decisamente con te. Aia! Io ti stavo aiutando però, merdina. Possiamo non trovare casini per di qua? Non lo so, non mi voglio allontanare troppo, restiamo in zona. No, Rex! No, Rex! Lillo, vieni per di qua! Cambiamo strada, non andiamo in bocca ai Rex, dai!
Vediamo di salvare le chiappette qui. Dobbiamo andare a trovare un altro maschietto. Ma porca miseria, c'avevo la coppietta pronta pronta. No, Tiracoleo. E beh, mi sembra giusto. Cavolo, avevo anche le sfere Pokémon. Me lo potevo portare un Rex per difendermi? No, eh? No, sembrava troppo semplice. Ma quanta puzzola, perché? Con questa tuta di Iron Man. È un casino. Aspetta, vedo un altro mammut lì. E vedo anche casini. Vedo gente che rincorre il mio mammut. Vedo gente che rincorre il mio mammut. Chi sono? Lupi. Maledetti lupi, mi hanno fatto fuori il mammut. E ora mi attaccano questo. Mi sembra corretto. Io quanti pallettoni ho? No, ne ho pochi. Ne ho veramente pochi. Perché non avevo abbastanza materiale per... Mi avete ucciso il mammut. Io vi odio. Sta cippa però. C'è un luogo dove una povera, triste giocatrice come me può trovare un mammut che non muoia dopo 3 secondi. 3 secondi! Aspetta però, aspetta, ho visto una cosa che potrebbe essere interessante. È una cacchiata, però potrebbe essere interessante. Allora, lì ci sono due allosauri bloccatissimi. I guffetti potrebbero essere l'unica rottura di scatole nella zona. Forse. E abbiamo un 95 e... No, aspetta. Un 95 e... E... Ma sono due femmine 95, fammi capire. Sì. No, dai. Posso azzardarmi a sprecare pallottole per colpire quei due Rinko che si sono... incastrati tra loro. E lì vedo un mammut. Aspetta che vedo un mammut. Aspetta che vedo un mammut di livello 14 però. Ah, cribbio cacchio. Vediamo se i due si schioda. Lilo, togliti dalle scatole. Togliti. Ah, dicevamo, vediamo se riusciamo tipo. Vi sbloccate se io vi becco così. Forse no, però appena ne addormenterò uno, l'altro si sblocca sicuro. Ciao, che musetto adorabile che hai. No, mi dispiace che sono due femmine. Però, già che ci sono. Boh, non lo so. Mi sembra corretto non lasciarli qua così, ecco. Come al solito, noi partiamo con un piano e torniamo con una, con altra roba. Però non importa, oggi va così. Va sempre così, in realtà. Tutti e due culi di qua, tutti e due culi. Di testa no, eh. Buongiorno, ciao, anche tu hai un bel musetto. Sì, più carina l'altra signora, però va benissimo lo stesso. È bellissimo quando vi incastrate così tra di voi, sapete? Cioè proprio siete adorabili. Se voi siete le uniche cose brutte e cattive in sta zona, potrei addomesticarvi, usarvi come difesa e attirare magari il mammut qui. Non so come fare perché mi sembra di aver capito che... Cioè non ho visto strade per salire, noi siamo saliti giusto perché volavamo. Ecco, il brutto della tuta di Iron Man, stavo dicendo prima, è che mi dimentico poi di portarmi creature appresso. Perché col fatto che noi voliamo e ci spostiamo molto rapidamente direttamente, sono compenetrati perfettamente. Guarda come sono compenetrati perfettamente. E col fatto che noi ci muoviamo, voliamo, ci spostiamo direttamente con l'armatura, non so, cioè mi dimentico di portarmi altre bestie appresso. Cioè sono veramente solamente da difesa per la base, collezione, raccolta, e le teniamo lì per sempre. Non mi viene da portarmele dietro o da andarmene in giro con altre bestie perché siamo molto più lenti. Però dovremmo prenderci l'abitudine di portarci le sfere poiché sembra una bestia a due code questa. Sembra un'unica bestia a due code. Grazie Ark che mi regali questi momenti di larità. Ne avevo proprio bisogno, ciao. Ne avevo tanto bisogno, ve lo giuro. Mi bastano queste frecce, sono 67. 67... Mi avete detto peraltro di attivare quella funzione che permette di vedere lo stato di torpore da lontano delle bestie. Io l'ho cercata l'opzione, non l'ho trovata. Mi sa che non è un'opzione, è una mod, vero? Mi devo installare una mod. Va bene, ci installeremo la mod. Perché la mod l'ho trovata, ho capito qual è. Però non l'ho ancora installata. E invece le opzioni non le ho viste. Ho visto solo questa opzione che ho attivato. Che tutt'altro compare il numerino dei danni che stiamo facendo alla bestiolina. Però mi sarebbe molto utile anche per capire, uno, quanto tempo ci sto mettendo ad addormentare una bestia, e due, per capire anche quanto danno gli sto facendo. Si vogliono proprio benissimo, molto bene questi due allosauri, cioè compenetrano quasi alla perfezione. Guarda le due code, come sono quasi perfettamente sincronizzate nel movimento. Io ho paura che appena me ne addormento uno, l'altro si sblocca, però. Cioè, peraltro, scusa, gioco, tu come fai a capire cosa sto colpendo io? Quale dei due, visto che sono... Ah, scusi, ho preso male le misure, le stavo per finire in bocca.
Cioè, come si fa a capire quale sto colpendo io dei due quando sono compenetrati? Ah, no, no, ma perché ti sposti all'ultimo? Dai! Tanto dovrò tornare a casa a prendere altri danni, sicuro. Sicuro, sicuro, perché questi non ci basteranno se dobbiamo prendere anche i mammut. Siamo già a 49, questi non ci cadono. E uno ci è andato. Aspetta, aspetta, l'altro si sblocca? No. L'altro non si è sbloccato. Molto bene. Scema a me che non ho preso la carne prima. Perché avevo dei raptor, però vabbè. Non era previsto che ne prendessimo queste due bestioline. Non si è sbloccato, è rimasto bloccato col fratellino, con la sorellina. Molto bene, molto bene. Ciao ragazzi, vediamo di non rimanere in cassetta. Anche noi, aspetta, lì vedo una bestia morta. Vedo una bestia morta laggiù, aspetta. Allora, intanto, a tuo torpore com'eri, che non mi ricordo molto bene. No, dai, scende piano, 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 molto piano, molto piano. Ok, ok. Allora, dicevamo. Dov'è cadavere? Cadavere, ho visto un cadavere. Che sei? Un... Oh, sei un altro allosauro! Un po' di primate, molto bene. Qua cosa c'è? Schifo, 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 ok. Poi abbiamo qua un bel signorino che ci potrebbe dare primate. Però io ho pochi proiettili. Ah, cacchiarola. Vedi, sarebbe stato utile avere altre bestie appresso. Tieni un po' a te e un po' a te. Allora, quindi tu sei una femmina di livello 95. Tu, alla fine, sei anche tu una femmina di livello 95. Sì, sì, abbiamo due gemelline. Abbiamo due gemelline, ma che carine patatine patatose. Sì, comunque appena addomesticati sti due li mettiamo nelle sfere poche, ce li portiamo alla base. Oppure no, oppure ce li portiamo appresso. Comunque in ogni caso dobbiamo tornare alla base perché mi servono dardi. Mi servono dardi. Dicevamo, riuscirò a far fuori lo stego di che livello sei con solo pochi proiettili? Sei un 35, non lo so. Non lo so, non lo so. Aspetta, ci provo. Aspetta che ci provo. Aspetta che ci provo, ti becco in faccia. Ok. Aspetta, aspetta, scusi, mi alzo, mi alzo, mi alzo, mi alzo. Ciao. Aspetta, mi alzo, mi alzo, mi alzo. Ciao. E non ce la facciamo. Aspetta, no. Sta ricaricando. Ne ho altri? Ah, ne avevo di più, mi sembra di averne tipo solo 6. Ah no, ne ho di più. Ah, ma molto benissimo allora. Oh, ciao. Solo 5, che tirchiaggine, mamma mia. Puoi darmi della genovese, capito? Cioè, lo stego mi dà solamente ste cosine e poi sono io. No, no, da cosa stai scappando? C'è un'altra bestia morta, un megalocero. Ciao, megalocero. No, ho visto gente che scappava. Da chi? Da cosa? Da chi stai scappando? Lupi! Laggiù ci sono dei maledetti lupi. Cici, primate, e diamoci una mossa per cortesia, veloci. Veloci, più veloci, che più veloci non si può, grazie. No, 7% non va bene, cioè ci dobbiamo sbrigare. 21 può andare già meglio. Ok, posso accettarlo. Allora, abbiamo altre munizioni, quindi. Aspetta. Allora, aspetta. Allora, aspetta che mi cerco altri stego. Allora, intanto i lupi se ne stanno andando a casino, vero? Sì. Non li vedo. Quindi sì. Allora, lì c'è uno stego. C'è uno stego. C'è uno stego. Aspetti, stego, aspetti. Quello è un mammut, ma è di livello niente, vero? Mi sa che era quello di livello tipo 13. Ciao. 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 No, 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 no. Aspetta, aspetta, aspetta. Ho calcolato male i tempi. Ho calcolato male i tempi. Ciao. Ok. Allora, tu, tizio, mi sei di livello... Niente, vero? Livello 14. Ah. Siamo disidratati, Macribio, dai. Aspetta, poco poco Giannino, ora ti cerco acqua. Fammi dare un po' di carne alle bestiole. Aspetta, Giannino, non mi svenire adesso. Mi incacchio molto 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 e molto male, tra l'altro. Allora, fammi vedere. Acqua ne abbiamo. A casino ne abbiamo di acqua. Allora, dicevamo, super velocità viene a me. E lì c'è un laghetto meraviglioso. Perfetto. Lì riuscirò poi a ritrovare gli allosauri? Ovviamente no, però non importa, è un problema che ci porremo.
dopo. Ah no, non è vero, non è vero, sì che li trovo gli allosauri. Sì che li trovo gli allosauri, perché c'è la super meravigliosa funzione. Vedo gente là sotto che litiga. C'è la super meravigliosa funzione. Aspetta, 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 c'è tanta gente brutta che litiga qui. Che ci permette di ritrovare le bestie in addomesticamento. Molto, molto benissimo. Abbiamo hai bevuto? No, non hai bevuto abbastanza. Bevi un po' di più, un po' più veloce. Ok, molto bene. Ce ne andiamo via. Ora, io ho perso totalmente il senso dell'orientamento. Indi per cui. Bestie in addomesticamento. Tracciami tutto. Dove siete? Laggiù. Figata, grande, grande, perfetto. Meno male che almeno sta roba non me la sono dimenticata. Sto giro laggiù vedo mammut. Giù vedo mammut. Giù vedo mammut. Sì, è vero, c'erano un po' di casini in acqua, ma finché i casini restano in acqua, sai che c'è. Allora, qui abbiamo un 14. Un 17. Gne, gne, gne. Ah, per chi me l'ha chiesto, scusate, vi rispondo qua perché non ho ancora risposto nei commenti. Poi tanto risponderò anche nei commenti. Comunque, per chi me l'ha chiesto, sì, torniamo anche su Crystal Isles e soprattutto torniamo anche su Extinction. No, aspetta, c'è bestia che... No, non me lo mangiare. Cos'è? È un 10, sì, mangialo. Ok, non è un problema. E quello è un 35. Boh, poteva anche andare bene, ma no. E dicevo, torneremo anche sulle altre mappe. Non l'avevo vista. Non l'avevo vista. Ciao. Buon viaggio. Sì. L'infarto però, l'infarto. Signore. Cioè, vabbè. Cioè, vabbè. Datemi 2 secondi. No, 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 non ho la tempra in questo momento per reggere questi momenti di tensione. Non ce la posso veramente fare. Ok. Cuore, sì, stai battendo normalmente, molto bene. Ok, perfetto. E dicevamo, sì, torneremo sulle altre mappe al più presto. È che adesso, visto che Genesis parte 2 l'ho pagata, non so, me la volevo godere un pochino. Cioè, anche le altre mappe le ho pagate, per carità. Però questa l'ho pagata più di recente. Quindi volevo un attimo sfruttarla. No, poi mi manca troppissimo andare su Crystal con Crypto, volare con la nostra viverna meravigliosa. Oh mio Dio, quanto mi manca. Mi sentivo così tranquilla, ero così tranzolla, baldanzosa quando andavo in giro con Crypto. E adesso invece sono una fifona terribile. Cioè, che per carità, in realtà con l'armatura, nel senso, tutto è possibile. Quando hai l'armatura di Iron Man, insomma, non ti fa paura quasi niente. Però ci sono quei momenti, tipo appunto, ti trovi il T-Rex alle spalle che incredibilmente non hai sentito arrivare, perché voglio dire, non è proprio una bestiolina leggera. Insomma, ce ne saremmo dovuti accorgere, invece no. Cioè, ti vedi il T-Rex che arriva alle spalle, è difficile prendere il volo rapidamente, un paio di mozzichi te li dà, ecco. Allora, mentre i signori si addomesticano e noi non abbiamo una cippa di pa da fare, vi faccio vedere se qua troviamo una zona con i mammut. No, lì vedo Rex, vedo roba alfa. Di qua. Guarda che bella zona che c'è qui, a parte tutte le bestie che vogliono ucciderti. Però è molto soleggiata, non so, mi sembra molto carina. Quanti Rex che ci sono in sta zona? Stiamo andando molto veloce. No, aspetta, aspetta, lì ci sono tanti mammut, ma li vedo tanto in difficoltà. Però vedi che figo costruirsi una base tipo qua. Qui non ci arrivano le bestie cattive, no? No, non dovrebbero arrivarci, a parte i gufetti. Gufetti, ho perso l'equilibrio, sono caduta, scusate, non volevo disturbare. Fate con comodo. Tanto mi stanno morendo, pensi, mi stanno morendo i mammut. Non lo guardo neanche il livello, non lo guardo. Sennò poi mi magno le mani. Qui siamo a un bel 94 e hai già finito la primate. Non è ancora una, dovrebbe bastare. Tu invece l'hai finita la primate e sei a un 87. Potrei procurartene altra, sì, ma forse non ne vale la pena. 99, se sale più 47 livelli. Lasciamo così, lasciamo così. Non tiriamo troppo la sorte oggi, non è il caso. Non tiriamo la sorte, ho detto. Non sfidiamo la sorte, no, non tiriamo la sorte. Volevo dire, era un mix tra non tiriamo troppo la corda e non sfidiamo troppo la sorte. Quindi, ok, non tiriamo troppo la sorte, mi raccomando. Bene, facciamo il nuovo tormentone dell'estate 2021. Non tiriamo la sorte. E uno ce l'abbiamo, e uno ce l'abbiamo. Ciao, bello. A come se, quanto stai salendo? No, aspetta. Ah, ok, no, vedevo la scritta gialla. Ok, ok, pensavo non si fosse addomesticato per davvero, ok. Invece era l'altro che era ancora addormentato. Molto bene, un 142, un 142, benissimo. Ce la fate a sbloccarvi? Sì, lo so che ce li ho addomesticati. Perché mi compare ancora il messaggio? Basta, basta.
Basta, li abbiamo domesticati. Molto bene, ciao patatini patatosi. Allora, vi metto subito nelle sfere. Perché non funziona la sfera poke? Ah, ok, perfetto. Ah, gli occhi, non guardate ragazzi, non guardate. Ah, sta per venire il mio attacco epilettico. Ok. Molto bene, quindi ci ritorniamo a casetta. Molliamo lì le due bestioline. E direi che poi torniamo finalmente a prenderci i cribbio di mammut. E poi le risorse, giusto, quelle cose che devo capire che servono. Aspetta. Roba figa. Devo raccogliere tutto. È l'unica mappa al mondo dove ti danno sempre cose fighe. Non deludermi adesso. Sì, perché non ti apri? Villa, apriti. Sei incastrata nella roccia. Perché non me la fa aprire? No, è incastrata male nella roccia, non mi compare il messaggio. No! La disperazione! Dai! Ma mi sembra un po' una fregatura. Dai, apriti! No, che tristezza. Ok, me ne vado a casa. Piangendo, però me ne vado a casa. Eccoci dove? Cosa? Perché mi fai venire questi infarti? Lilla, stai qui, stai zitta, dai. Ogni tanto mi dimentico che abbiamo il robotino appresso. Eccoci a casetta, siamo tornati con gente che non era prevista. Però gente molto figa, ragazzi. Gente molto figa, ve lo giuro. Molto bene. Allora, una signorina fuori, avrei preferito una femminuccia o un maschietto. Già, che volevamo fare le coppiette, però non importa. E l'altro lo faccio... lo butto fuori già addormentato. Ancora addormentato? No, quanto manca? No, dai, no. Aspettiamo. Intanto ci riforniamo. Cosa? Per venire gli infarti. Sta cosa è bellissima, però gli infarti di notte. Cioè, uno non può dormire tranquillo perché ogni tanto così... cadono tutte le stelle del cielo. Va bene, grazie.